Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel tredicesimo episodio di The Last of Us Parte 2. Nello scorso episodio è successo un bordello, abbiamo massacrato di botte la cara Nora. Vediamo cosa succede in questo filmato. Andiamo avanti, lasciate like, commento e iscrivetevi se siete nuovi. E grazie dei 600 iscritti appena raggiunti. Oddio, Ellie sta impazzendo pian piano. Sono io. Va tutto bene. Cazzo. Sto benissimo. Si è nascosta qui, in questo acquario. Mamma mia. Ti aiuto a lavarti. Sì, in effetti è successo un delirio, povera Ellie. Le ha mentito, non si è nascosta. E in realtà Nora, appunto, l'ha uccisa. Le braccia. Ci hanno fatto male, sì. Ma l'ho fatta parlare. Non importa. Non voglio perderti. Sono dolci insieme. Ecco qui il nostro cavallonzo. 2 anni prima. Siamo fuori dall'ospedale qui. Pediatra. Non vorrei dire una cagata, ma il pediatra sarebbe quello che aiuta i pazzi. Quindi hai lasciato tutto qui. vediamo un po'. Cos'è che c'è qua? Questo Vediamo. cos'è? Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. La mutazione. Aspetta. Aspetta. Perché hanno tipo evoluto gli zombie o qualcosa del genere, forse? Stiamo attenti sempre.
2 anni prima, quindi Joel è ancora vivo qui. In questo tempo. Qui cosa c'è? Qui c'è qualcosa. Questo è il logo delle luci, che ormai teoricamente non esistono più, poi non so se si nascondono altro. Un registratore. Joel ed Ellie. Mi hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. O qualcun altro immune al contagio. Ecco, infatti. Che ti è saltato in mente? Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Vuole sapere la verità. Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Diglielo. Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Questa è la verità, posso garantirvelo. Lei ci teneva a creare una cura. Povero Joel. Onestamente anch'io l'avrei protetta. Una persona importante per te non puoi lasciarla morire senza neanche dirgli addio, dai. Ma neanche dandogli l'addio, non. No.
C'ha sempre il solito zaino, non glielo togli mai. Dina. Jesse. Qui? C'è nessuno? Che comunque siamo tornati nel tempo normale, per chi non l'avesse capito. E dove diamine sono? Qui c'è una luce rossa. Dina? Jesse? Che sta succedendo? Non ci sono. Andiamo a vedere dove cavolo ci sono cacciati. Perché onestamente mi sono rotto di stare da sola. Oh, ecco. Non mi dire che sta partorendo altro. Ok, no. Sembra che sta bene. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in caso. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza. Quindi che si fa? Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Grande Jesse. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Speriamo che non gli accada niente. Ti aspetto all'ingresso. Ok, quindi siamo in due. Io e Jesse. E Dino aspetta qua. Ok. Andiamo. E andiamo. L'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Infatti piove sempre. Ok, forza vai. Ok. Fammi salire anche a me. Okay. Ok. Let's go. Grazie. Siamo tornati in carica. E speriamo di trovare Tommy all'acquario. Qui però c'è qualcosa. Non le ho detto che lo sapevi se questo è. Tranquilla. Vuoi
Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Non è andata così, però va bene. Fa differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tony, ce ne andiamo. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi ancora vivi. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Sì. Bene. Anche se secondo me è bloccata. Non si passa. Proviamo. Andiamo qua. Lo so come si accende la torcia, gioco. Qui cosa c'è? Ehi, dammi una mano. Ah, da qui si passa, ok. Dai, andiamo. Ok, può bastare. Andiamo. E lo so di qua, ti ho detto io di venire qua. Spiegami una cosa. Qui, qua, qua. Perché non mi hai detto? Che era incinta. Ascolta, io penso che te ne parleranno appena. Oh, quella è sta cacchio. Creiamo le frecce che servono. Ma dove sono? Non ancora li vedo. Ah, eccoli. Fucile bellissimo. Sono solo due. Sapete che vi dico? Uccidiamoli stealth. Con molta calma. Oddio, scavalcano le robe. Dai, venite. Oddio, pensavo fossero decisamente di meno. Cavolo, qua parte la sparatoria poco ma sicuro. Poco ma sicuro parte la sparatoria qua. No, l'erba è alta, è vero. Ce l'ho visto! Ah, cavolo! Muori! Sto prendendo di tutto, ok. Non l'ho preso! Cavolo, sono stupido! Presa! Muori! Ok, li abbiamo battuti. Boom, shottati. Datemi i colpi. Ce n'è qualcun altro? Ok, no. Giù. Ok. Boom. Sono finiti? Sì. Ok. Buono. Questi lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, la iena. Sì, ne stavano parlando. I serafini, mi pare. Serafiti. Io ho sempre sentito iene. Li hai mai visti? No. Meglio per te. E qui? Un cadavere. Ma Jesse mi sta seguendo? No. Prendiamo cose. Qui c'è un diario. Ah no, niente di importante. Sulla caccia. Oddio no, però posso. Eh sì, infatti, ora ci ho ragionato sull'arco per fare caccia. Non ci avevo pensato.
Madonna Jesse, mi hai fatto svenire. Vedo un'ombra davanti a me. Guardate questo. Vabbè, possiamo andare. Let's go. Che stavi dicendo? Prima, riguardo di me. Hai detto che mi parlerà. Ora abbiamo un... Ah sì, che è incinta. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Da un po' che non vediamo zombie, eh? Strano. Guarda che disastro. Mamma mia. È vicino alla ruota panoramica. Ah, immaginavo, stavo per dirlo. Speriamo che lo sappia anche Tony. Andiamo. E se andiamo di qua? Tocca nuotare. No, ci ho provato. Ui, qui cosa c'è? Vediamo. Se mi aiuti ce la faccio. Ok. Non so perché sento puzza di zombie, non so il perché. Sento che si avvicinano presto i maledetti. Sarei venuto anch'io se mi avessi avvertito. In realtà io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joy. E non sopporto sia finita così. Infatti. Sarei qui. Anche Joy aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fa intendere. Sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Certo, ovvio, no? Razzista. E qui? Altri morti. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Sono stato ucciso da poco. Meglio andarcene. Cremeno è un altro che non si sa mai. Che dobbiamo curarci subito. Ok, andiamo. Cavolo. Peccato. Cercate altri sopravvissuti. Vediamo di non farci sgamare, raga. Faccio vedere io adesso. Pam. Ora. Con calma, con calma. Cavolo, ho mancato. Non posso neanche craftare. No! Dovevo tirarla dall'altra parte, cavolo. E non ho la freccia. È un altro discorso. Ok, abbiamo compagnia. Formazione a griglia. A griglia, ma che dovete fare? Abbiamo ospiti! Vanni fuori! Avanziamo! Dov'è il cane che l'ho visto che sta qua? Cavolo! Adesso vi faccio vedere il mio nuovo fucile, vediamo se, ditemi se vi piace. Scusami. Boom. Carichiamo tutti questi bei colpi e miriamo questi bastardi. Ok.
Dove sono di preciso? Non li vedo. Oh, c'è qualcosa qui. Ho notato qualcosa da prendere. Ecco. Siamo attenti. Eccola. Pum. Muori e non scocciare. Dove stanno? Ah, lo vedo, lo vedo. Fermi, fermi. Cavolo, ho avuto una mira bruttissima. Carichiamo. Possiamo andare di qua. Teoricamente non ci sono. Ok. Sono finite. Possiamo andare, no? Andiamo qui sotto. Ah, aspettate, l'ho visto adesso. Abby avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Infatti. Un'altra. Come diamine si chiamava? Ah, avete capito, la fodera della pistola. Mi dimentico sempre. È la fondina. Qui. Buone le cure. Ora abbiamo la vita massima. E andiamo. Oddio. È un casino d'acqua. Basta copiarmi le parole. È pieno di auto. È parecchio lontano. Oppure c'è quella. Molto meglio. Forza. Dobbiamo rubare? Andiamo. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca. Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Secondo me si faranno ammazzare al 100%, però va bene. Qui non c'è niente. O c'è qualcosa che io non vedo. Ah, ecco qua. Carta. Buoni attrezzi. I nostri amici bulloni. Ok. Ma se lo fa. Ecco. Se Jesse ci aiuta. Visto che è un bel maschione. Via via. Ce l'ho. Forza. Ok. Boh. Geronimo. Di qua, andiamo. Sembriamo dei pesci in questo episodio. Ok. Olef. Ti hanno scoperti. Oppure parlano di. Di. Oddio, vuoti di memoria. Avete capito? Il fratello di Joel. Di Tommy. Andiamo, andiamo. Perché non posso appendermi io? Ecco. Andiamo. Via, 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 via. Ok. Con molta calma. È uno solo.
No. Prima che parta, veloce. Non posso farlo fuori con l'arco? Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela. Ah, se ne va. Ok. Noi torniamo alla Tomb Raider maniera. Stealth con l'arco. La la. Aia! Da dove? Maledizione! Cazzo. Stiamo attenti. Oh, mi avete rotto. Aia! Cavolo, cavolo! Curiamoci. Forza. Cavolo. Facciati. Boom, spaccato. Tu. Spaccata. Altri colpi. Mi sto facendo pieno zeppo di colpi del pompa. Stiamo molto attenti. Cavolo. Ok. No, giù. Cerchiamo di andare via. Eccola, la barca. Andiamocene. Via, via. Dove dobbiamo andare? Qui? Oddio. Ok. Non è difficile. Stiamo attenti. Piano, piano. Nessuno mi segue. Ok. Qui dentro cosa c'è? Ok, niente scherzi. Sembra fattibile. Non si torna indietro. Ok, qui c'è una stanza. E già sono uscito da un pezzo. Uè, qui cosa c'è? Ah, devo soltanto spostarlo. Eccoti. Siamo quasi arrivati. Vediamo. Qui siamo dall'altra parte della porta. Quindi già aperta. Una cassaforte. Chissà dov'è scritto il codice. Ok, raga, il codice dovrebbe essere 70 12
64. Dimmi di sì, dimmi di sì. Let's go! Vai. Quanta roba, pieno. È sempre buono aprire queste casseforti. Ok, e adesso dobbiamo uscire di qua. Ok, pensavo fosse più difficile uscire. Ok, e riprendiamo il nostro veicolo acquatico. Ecco la ruota panoramica. Ma di qua sì. Mamma mia, è una città sommersa. Oh, non scherzare. Infatti anche quando prima di rubarla al tizio bazzicava sta barca. Vai. Non mi mollare. Che sei davvero comoda. Non mi mollare. Seattle Warehouse. Posso spaccare il vetro? Oh, che bello. Andiamo qua. Qui c'è un cadavere. Perché c'è un cadavere? Oh, cos'è questo? Questo messaggio è per i lupi. Avvertite Isaac e gli altri. Le voci che circolano sono vere. È comparso un nuovo tipo di infetto. Sembra una specie variante del bloater, brutto da far schifo. Forse una mutazione causata dalle piogge torrenziali della zona, non saprei. Era lento, per cui l'ho liquidato in fretta. Ma quando ho provato ad avvicinarmi per guardarlo meglio, le sue pustole sono esplose. L'intero lato destro del mio corpo è ustionato, penso fosse acido. Se ne vedete uno che si trascina verso di voi, state indietro. Ok. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti a questa sottospecie di bloaters evoluto. Ma ragazzi, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun mio fantastico video, un bel commento. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio di The Last of Us 2. Ciao a tutti!